Ciao a tutti, oggi vi portiamo a Pizzi de Neri, cioè quassù. La partenza è il parcheggio di Piano Provenzana, Etna Nord, quota circa 1.800, non ho controllato. L'arrivo è intorno a quota 2.850-2.900, non mi ricordo esattamente. Quant'è? Purtroppo, come tutte le strade sull'Etna a partire da quota 2000 in su, non ci sarà ombra, quindi cappellino, occhiali e via andare. Questo è il primo bivio che si incontra andando di qua, salendo sulla destra, si va verso la Grotta del Gelo, Rifugio Timparossa, che altro, Piano dei Dammusi, tutte zone sicuramente valide, anzi molto valide. Al Rifugio Timparossa ci andremo quest'autunno perché diventerà, poi il foliage sarà tutto rosso e sarà uno spettacolo. È da tanto che diciamo che dobbiamo andarci in autunno, ma in realtà non siamo mai stati. Sì, O quando siamo stati era già finito tutto, già quindi tardi. esatto, ci torneremo ma fra qualche mese. Noi intanto proseguiamo dalla stradina principale, che è quella fatta dai mezzi delle escursioni, che ci porterà dove c'è il fumo lassù, all'osservatorio di Pizzi de Neri. Abbiamo appena superato quota 2000 più o meno e, come vi dicevo, la vegetazione è alle nostre spalle. Da adesso in poi soltanto vegetazione molto bassa, per lo più il famoso Spino Santo dell'Etna e nient'altro, quindi da ora in poi l'ombra sarà un miraggio. E dopo quasi, no, forse oltre 500 metri di ascesa, facciamo un po' di pausa alla stazione d'arrivo dell'impianto Coccinelle, quello più ad alta quota qui ad Etna Nord. Ci prendiamo una mezz'oretta, boh, no, magari meno, 20 minuti di pausa e poi si ricomincia a salire, che ci manca ancora un bel po' per arrivare lì.
Siamo a quota 2600 metri circa, ormai non siamo distantissimi dall'arrivo, ma ancora una, penso un'oretta di strada c'è, forse un po' meno, tre quarti d'ora, comunque ormai siamo addirittura d'arrivo. Panorama, inutile dirlo, spettacolare. Nebbro di peloritani, il mare, le isole Eolie, i crateri centrali, tutto, da qui si vede tutto. Al bivio che c'è alle nostre spalle, andando di là dritto si va verso i crateri centrali, andando di qua a sinistra salendo si va verso l'osservatorio di Pizze Neri, che si vede un po' in lontananza, non so se riuscite a intravederlo là dietro, forse. Insomma, siamo praticamente arrivati, adesso dobbiamo e riposarci un po', perché i 1000 metri circa di dislivello si fanno sentire sulle gambe. Confermi? Anche sul fiato. Avete appena visto scene da un matrimonio ad alta quota. Siamo arrivati a Pizzi de Neri. Bella salitina. Sì. Però ne basta la pena. Ne basta veramente la pena. Ora vi facciamo vedere un paio di panorami spettacolari. E da questo posto pazzesco, buon pranzo! Buon appetito! Buon appetito!
si va giù, torniamo giù dalla stessa strada dell'andata, almeno per una parte. Poi vediamo se, arrivati agli impianti sciistici come la volta scorsa, decidiamo di scendere dalle piste. Arrivati a questo punto, vedete quel palo alla destra di Elisa? Quello è un segnale inconfondibile di un percorso. Arrivato qui, quella è la strada che abbiamo fatto all'andata. Da qui giriamo, andiamo giù per un sentiero che ci deve portare all'impianto anfiteatro, che è un altro impianto sciistico qui a Etna Nord, e da lì poi prenderemo le piste per tornare alla macchina. La camminata di oggi giunge al termine. Stavo per dire passeggiata, ma passeggiata non è stata, diciamo che siamo distrutti, abbiamo le ginocchia in fiamme, e comunque è stata decisamente piacevole. Siamo arrivati alla partenza della Seggiovia, il primo impianto qui a Etna Nord. Altri 100 metri abbiamo al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina, e vi lasciamo. Grazie per averci seguito anche stavolta, e ci vediamo alla prossima, che probabilmente sarà meno stancante di questa. Forse. Ciao. Ci proviamo. Ciao.